No e ancora no, Vigianello e Rotonda sempre contrari alla centrale del Mercure con loro ambientalisti e associazioni agricole. Buonasera e bentrovati. Dunque, per ribadire il no alla centrale termoelettrica del Mercure, le popolazioni locali con alcune amministrazioni comunali, associazioni ambientaliste e organizzazioni professionali agricole si sono riunite davanti all'impianto. Il servizio di Rino Cardone. Usare la terra e l'ambiente in maniera socialmente giusta e sostenibile. Nessun dubbio da parte dei promotori della manifestazione di protesta contro la centrale del Mercure dell'Enel, che ha avviato l'impianto da 41 megawatt lordi e a cui si oppongono comuni cittadini, varie associazioni ambientaliste, movimenti della valle, alcune organizzazioni professionali agricole e le amministrazioni comunali di Rotonda, Vigianello e Latronico in Basilicata e di Morano in Calabria. Per i manifestanti, circa un migliaio, la centrale costituisce un attentato alla salute e all'ambiente. Non si sa, ad esempio, come è stato smaltito l'amianto in fase di riconversione dell'impianto e non si hanno dati certi sui livelli di inquinamento prodotti dagli autotreni che conferiscono le biomasse e dall'impianto stesso in fase di lavorazione. Su tutto questo pende una richiesta di prosecuzione delle indagini inoltrata presso la Procura della Repubblica di Castrovillari. Per quanti contestano la centrale, molte sarebbero inoltre le inadempienze dell'ente parco e da qui la protesta. Noi abbiamo sempre proposto una piccola centrale perché sarebbe stato anche un tornaconto per le popolazioni locali. Non ci hanno voluto mai ascoltare, ecco perché la posizione si è così radicalizzata e io chiedo a gran voce, lo chiede con me anche il sindaco di Rotonda, lo chiedono le popolazioni locali, che si riapra questa vertenza, ma diciamo in maniera seria, non diciamo organizzando tavoli ministeriali in cui Vigianello e Rotonda non hanno alcuna voce e in cui soprattutto queste popolazioni che hanno dimostrato col tempo di avere altre cose da vendere, ecco, possiamo dire così, debbono essere ascoltate e debba essere ridata dignità a queste popolazioni.